secondo me una delle cose che dobbiamo fare quelli che abbiamo delle responsabilità nelle istituzioni e in particolare nell'ambito della città, perché siamo l'istituzione più vicina, no, ai cittadini, è come fare per aprire l'istituzione, per aprire i modi di far politica senza paura, senza ingenuità anche, ma senza paura, e riconoscere questi movimenti di speranza che ci sono e dare tutto lo spazio a loro. Amo l'Italia e in particolare questa città dove ho vissuto tanti anni fa. E sì, è vero che sono rimasta un po' colpita negli ultimi anni quando mi è capitato di andare per diverse ragioni, come sindaca in questo caso, no, a diverse città italiane, e di trovare una certa tristezza, depressione, no, per una situazione politica molto difficile. E, però, cioè, dovete credere a voi stessi, cioè, l'Italia è un paese meraviglioso, io lo conosco e mi sono innamorata di questo paese non soltanto per la vostra lingua, la vostra cultura, la vostra cucina, che devo dire è della migliore del mondo, è così, ma non soltanto per quello. Cioè, io mi ricordo quando ho scoperto a 18 anni l'Italia, la cultura politica di questo paese, la cultura democratica basata anche nel proprio nell'antifascismo, no? Come è nata la Repubblica Italiana, meglio di quella della monarchia spagnola, devo dire, l'avete fatto molto meglio voi di noi, perché vi ricordo che voi avete mandato via al fascista, invece da noi è morto a letto tranquillo, quindi siete stati più bravi voi a fare questo. E mi ricordo molto e conosco quest'Italia con una vita culturale molto, molto intensa di riferimento. Appunto, oggi ci incontriamo qui a Feltrinelli, che anche questa storia e anche questa cultura che è un riferimento mondiale, cioè voi avete creato una cultura e una cultura politica che è stata scuola per molti di noi, anche per me, e quindi, cioè, l'Italia ha tutta la speranza, tutta la vita e tutto il futuro da ricostruire, e questo paese è vostro, questo è un paese di sono convinta, di democrazia, di diritti, e contate anche su di noi e su Barcellona per fare questa lotta per la democrazia e per la vita, perché abbiamo bisogno dell'Italia.